Ottobre finisce. Io ho fatto un po' di lavoro con me,
Del secondo gruppo, cani da razza, cani di difesa, utilità e da guardia. Inizio abbiamo uno Riese Schnauzer, cioè Schnauzer gigante nero. Tono lei dove la? No, gigante, media e nana. Però la puoi mettere al contrario. Lei la? Giudica il raggruppamento il dottor Palmieri, seguito da una razza giapponese, lo Sharpei, un'altra razza tedesca, il Rottweiler. Perfetto, così. Lo Schnauzer nano, della colorazione nera. Successivamente abbiamo uno Schnauzer a pelo raso, cioè lo Pinscher, il cugino più prossimo, un'altra razza tedesca molto famosa, il Boxer. A seguire un Novavart, una razza abbastanza rara in Italia. Nicola, attento che chi un Doberman marrone focato. Sì, sì, mi avete conosciuto, basta. Allora facciamo, accomodate razze più piccole in fondo, così camminano meglio. Quindi Zwerg Pinscher e Zwerg Schnauzer e Zwerg Pinscher. Zwerg vuol dire nano, perché dei Pinscher, Zwerg Pinscher ce n'è anche una taglia più grande. Quindi il primo che sta girando è uno Zwerg, uno Riese Schnauzer, cioè uno Schnauzer gigante, razza da guardia, da difesa, una razza tedesca, e poi una razza giapponese, lo Sharpei, il cane dalla lingua viola. La peculiarità di questa razza è il colore della lingua, del palato, che dovrebbe essere viola, un violaceo, un blu scuro. Cane utilizzato come cane da compagnia. A seguire quello che veniva chiamato il cane dei macellai, il Rottweiler, una razza tedesca. Ricordo ai primi tre classificati di non scappare, di aspettare la foto di Vito. Quindi un'altra razza tedesca, il Boxer, cane, anche il cane dei bambini, una razza molto duttile, molto malleabile, una razza utilizzata sempre come cane da difesa personale, dal carattere fantastico. È una razza rara in Italia, un Novavart. Comunque non sto capendo niente. Sempre una razza tedesca, l'Ovavart, quindi una razza
tedesca, oggi utilizzato come cane da compagnia, era allevato come cane da guardia, e a seguire un'altra razza tedesca, il Doberman, vediamo nella versione marrone focata. La versione miniature dello Schnauzer gigante, lo Zwerg Schnauzer, cane piccolo ma dal coraggio eclatante, grintoso. Uno Zwerg Pinscher, il cugino prossimo dello Schnauzer, diciamo uno Schnauzer quasi senza pelo, quindi è la versione miniature del Doberman, quindi Zwerg Pinscher, poi abbiamo il Pinscher normale e infine il Doberman, le tre taglie. Cane molto diffuso come cane da compagnia, un cane grizzissimo, allegrissimo, tre i premi a disposizione del dottor Palmieri. Ha già scelto lo Schnauzer gigante, il Boxer e il Doberman. Un saluto a tutti gli altri concorrenti, tre razze tedesche sul podio, lo Schnauzer gigante, un boxer, un Doberman, tre cani da guardia, da difesa personale, primo lo Schnauzer gigante, secondo il boxer, terzo Doberman. Bravo! Tutti per la foto di rito, la foto di rito. Ora di qua sul sito migliore di razza. Già da domani possono essere consultate sul sito migliore di razza. Si possono preparare i terrier.